sviluppo industriale, ambiente e lavoro. È tempo di rinascere. È tempo di rinascere. Il principale obiettivo deve essere la buona politica e la sana amministrazione della cosa pubblica. Valorizzare le risorse a disposizione e sviluppare le capacità di accedere a risorse aggiuntive, come quelle europee e regionali, in modo proficuo ed efficace, diversamente di quanto accaduto fino ad oggi. La buona politica e la sana amministrazione deve riguardare soprattutto ogni attività dell'ente e delle società partecipate, non più usate come fonte di clientela elettorale, ma gestite al solo fine di uno sviluppo del nostro territorio. Bisogna quindi fornire servizi efficaci ed efficienti, con piani di investimento e di miglioramento della qualità dei cittadini, con l'esclusivo obiettivo di uscire dalle emergenze, programmando e governando il territorio, con programmi e progetti che abbiano una visione complessiva di sviluppo della nostra città. Ricucire il centro con le periferie attraverso una riqualificazione urbana ed architettonica, rigenerando soprattutto gli spazi lasciati vuoti, riprogrammandoli con servizi necessari per renderle ricche di servizi e non lasciarli all'incuria e all'abbandono. Costituzione dei comitati di quartieri per ricoprire il valore dello stare insieme e sperimentare un nuovo coinvolgimento dei cittadini. Se vogliamo riavvicinare la politica ai cittadini, li dobbiamo rendere partecipi ponendo le loro istanze al centro del dibattito politico. Questo per noi è l'unico modo di fare politica per lo sviluppo e l'aggregazione territoriale. Chi governa con dignità tutela la dignità del popolo. Siamo ancora in tempo.